Siamo? Allora, eccoci qua. Ci apprestiamo a commentare purtroppo di nuovo Andrea Cibak. Non volevamo proprio, è noioso. Il Sta suo sempre sotto i mazzo riflettori. passa sempre sotto i È riflettori sempre sotto i riflettori. e fa solo terre da pade counter. Siamo qui con Omar Atia, famosissimo fratello di Karim Atia, nonché amico di Il Andrea fratello di Cibak, Karim. del sottoscritto e di tutta la masnada che gira qua intorno. Mi direte perché lui? Non lo so, non lo so. Dici Ci anche si trovava, diciamo, no. tra timidi e complessati sociopatici. Lui è l'unico che è rimasto e quindi ce lo becchiamo Sono anche di adesso. parte, Poi, sono tra anche di l'altro, parte. grande tecnicista delle build dei Tricolor, Sì, Omar, sì, ricordiamo a sì, sì. tutti Io quando quest'oggi ho portato un un UVR che ha VR preso mazzate ovunque. veramente Veramente forte. forte e comunque ci apprestiamo. Da una parte Cibak, di nuovo, che palle, Esper, dall'altra Maiolini. Maiolini, VBR, Bianco di rossa, nuovo, eccoli che cominciano con terra da para, Scry. terre da pade, Scry. Allora, il matchup non lo so, probabilmente il mazzo di Maiolini Probabilmente è The Main non sta messo molto bene, anche perché allora, un gioca. sacco di rimozioni, però la Gioca. metà delle sue rimozioni si possono reindirizzare sui Sui Planeswalker, Planeswalker. che già è Non so se qualcosa. gioca. Appunto. Un Read the Bones, sempre Appunto, buono. ha già in vantaggio Allora, vediamo, carte. Maiolini velocissimo, Tanto sembra uno psicolabile. perdere punti di vita contro Andrea in questo momento non è Sembra un che problema. è a 16, no, non si sa. Come fa a stare un punteggio dispari? Sotto c'è confusione, non lo sappiamo. Sì. Che fanno? Che sta facendo? Allora, Probabilmente probabilmente perde è a tre. Ecco 16. Karim che cambia Che i arriva, punti. sì, vedi, fratelli belli. Comunque, ha fatto Read the Bones, ha incrementato il suo numero di carte e ha passato la palla ad Andrea, che prenderà due bombe in testa via Shockland e attenderà con un counter al varco. Ha giocato Shockland Con un stappato? counter al varco. Ora, la mano di Ovviamente. Matteo è zeppa di rimozioni e di Peschini E ancora. continuiamo. Cibak, Vediamo chi lo lascia adesso quanto fare? perde. Due terre, ti Ok. piacciono Matteo? Due terre, gli piacciono? Ah, comunque so Sono pescate discrete, pescate ma una, morte. magari una sì e una no, non lo so, vediamo un Non lo po'. so, Più non che so altro quante perché altre non si terre c'ha. capisce. Se continua a fare psicomatico. Qualcuno scenda con le forbici e tagli le mani a Maiolini. Non Allora, si si è capisce risolto. niente. Ok, ha Cibak preso un pesca upset e e vabbè. noiosamente si accinge a fare il suo turno. Siamo capaci tutti. La sua è più Ok. forte. E pesca Edromorfo e Landa. A questo punto, Allora, fare Landa. Divination quando l'altro ha fatto Read the Bones ti fa sentire un piccolo Sì, sfigatello. Un effettivamente sì. Il povero sfigatello. Allora, Maiolini ha pescato Mutavolt. problema è No, che cos'è quella? se c'è terra Mutavolt entra e upset. Obsedat che probabilmente faserà e tornerà in continuazione a questo punto. Andrea ha Eh sì, rimozione? allora, Obsedat è molto forte in questo momento, soprattutto non prende le vratte, non prende Detention Sphere, Però non prende Doomblade, prende Heroes Dawnfall, prende Heroes che penso che Dawnfall, non abbia in mano in che non questo ha in momento. mano, che non ha in mano. Allora, la danza di Obsedat comincia. Matteo tremana di nuovo e proverà a incantarsi la terra, probabilmente, sì, addirittura a foil. Sì, vabbè, Sbora su Maiolini. spocchia, non gli basta mai. Cerca lì, ma non glielo fa Ok, fare Andrea, non può dargli anche questo trova il vantaggio. target del counter. E con lo scry cerca di trovare soluzione a Obsidat, che è Assolutamente. un discreto braccio né retto. Se non trova il cioè, se non trova la rimozione giusta, Allora, non non, ne esce. certo, ti farà E cioè, ci metterà davvero poco, eh. mena. Davvero, davvero poco. Fasa via. Andrea non si sa quanto sta, scorrono una serie di numeri senza senso. A Jace. Eccolo, Vabbè, Jace, ha Heroes pescato Heroes Downfall. Dawnfall. Ok, pescherà questo Heroes Downfall. La sfortuna dice che comunque sia Ha preso un tante altro hits. giro di Obsedat. Prenderà in tutto, visto che è 7. tappato. Però no, 7, attenzione, aspetta, cosa succede a 7? è A 7 è libero. morto? Ah no, ha Azor's Charm probabilmente in mano, Andrea. Posso sospettare, almeno che non sia suicidato. Così, Sì, ma non credo. Azorius. Gioca abbastanza ore al giorno per non suicidarsi di fronte a Obsedat. Le riprese in slow motion, Delle immagini dalla regia, di Maiolini, sì, ovviamente, c'è che Maiolini. simpatia. Il buon Baroni mette un pizzico di rarità nel tutto. Nonché che la partita sia abbastanza sia divertente. Dalla parte un Jace timido, dall'altra un Obsedat veramente arrabbiato. Molto E adesso aggressivo. ci sarebbe voluto uno scartino. Anche perché Tutti Maiolini ha le basano risposte tranne a te. tutto quello che ha in Adesso. mano. Sì, Sì, perché sì, sì. Adesso. anche. Sì,
Foro del terrore. Non può essere counterato quello. No, quello là, infatti. E non mena, quindi non mena, si è lasciato open per nulla. Per fare chissà che. Poteva girare con Mutavolt? Non lo so. Beh, in questo momento Maiolini si sente abbastanza al sicuro da tutto quello che gli potrebbe fare Andrea. Anche probabilmente anche mio nonno Zoppo. Ha 1000 carte in mano e a 22,5. Continua delle piccole Factor Fiction e tre carte. Un altro Heroes Downfall. Un altro Heroes Downfall. Che alle brutte magari entra un altro. Andrea è un grande professionista del settore. E rientra e va a tre. Nonostante tutto. Gioca a botti. Non credo. Gioca, Cioè, almeno quello ski. Cioè, anche quello fa. Gioca Helix. Gioca Helix. Spero. Oddio, forse oddio, un ho visto paio. Un sacco di Boros. Forse un paio. Il problema c'è e si sente adesso. Obstat morirà e deve essere rimpiazzato da qualcos'altro. Il problema è che non ho capito se Andrea ha anche Sphinx. Andrea, un altro Jace in mano. Doppio di questi. Okay. Adesso è diventato appena attacca. Uno. E gliene proporrà un altro di mostro. Barone. Prendi questo. Barone non è molto bello in questo momento, anche perché Andrea ha Vrata. Sì, Andrea avrà Elf. Però preferisce Elf. Lui ha un altro discretamente più forte, ma lascerà tre token nonostante tutto. Dovrà fare rimozione Vrata? E si lamenta Andrea quando non vince, perde. Andrea quando scuote la testa in questo modo starà dicendo pescavo solo lande e poi se la prende col primo che c'è a fianco dandogli del bastardo, perché non so perché. E i tre segnamostro in arte Yu-Gi-Oh! Fanno zero danni. Giustamente zero danni. Lui dice ok, prendo. Dice sì, anche io perché l'avrei fatto. Perché no, dici giustamente. Why not? Altri token. Non ho capito, forse si è dimenticato probabilmente. Probabilmente preso dalla foga di voler ammazzare il pluripremiato Andrea Cibac. Andrea Cibac, tra l'altro, è uno dei giocatori più... Anzi, ovviamente, dopo Mattia Montanari, che ha un secondo posto nazionale mondiale e svariati Pro Tour, è il giocatore più premiato, probabilmente, di quelli rimasti. C'era Sandro Portaro, che è morto malissimo. C'era Paolo Magnani, che è morto da Maiolini, e basta. Poi intanto fa una serie di anonime pippe, come quelle che commentano. Lui fa Sphinx, comunque, va a 7. Globaro, adesso Supreme Verdict, probabilmente. Sì, non sarebbe neanche male. Supreme Verdict, Aiatti quasi uno Factor Fiction e poi Vratta. Sì. Ha fatto benissimo Andrea a fare il meno 2, anche perché... Più uno sarebbe stato inutile. No, anche perché l'opponente ha Heroes Downfall, quindi... Sì, quindi sfruttare e massimizzare. Non ci avrebbe fatto veramente nulla. Andrea non conosce la mano di Maiolini, ma la può sospettare. Maiolini conosce la gran parte delle carte, invece, anche perché le ha girate tutte quante con i vari Jace che... Allora... Cosa scegli? Prende The Dash Sphere, giù, terra e rimozione. Vediamo 7 a 22 e c'è bisogno di The Dash Sphere in arte. Fa The Dash Sphere sui... trovo tutti. E c'è non ancora. C'ha Bratta, quindi? Non lo so, no. Non si capisce, forse non la vuole fare, forse non ce l'ha. Rimane Blood Baron. Ha fatto... Rimane Oddio, Blood Baron. Ma in discard addirittura si concede l'uso del discard, veramente tante risorse. Ha una Zoro Charm, un paio forse. Non ho capito perché non ho fatto Heroes Downfall. Non può fare. Cioè, nel senso, adesso ripopolerà. Vabbè, ma sei comunque sotto l'abilità di Jace che ti rende... No, ma Jace ha fatto il... Allora, si mena. Vediamo Zoro Charm su Grotta Mutevole. Ovviamente. Non ci si aspettava altro. E va a segno Blood Baron, riportando Andrea in zona rossa. Zona rossissima, 3 punti vita, se non fosse che, nonostante la presenza del rosso, i botti in quel mazzo sembrerebbero abbastanza latenti. Ed ora, rimozione su rimozione, è rimasto Blood Baron. Solo lui. E muta volta in cima al mazzo, solo lui. Andrea stappa con le sue comode 5 carte. Pesca... Un'altra Lando. Bella terra. Adesso si lamenterà con qualcuno, forse? No, in questo momento non sta facendo Vratta, penso. Non sapremo, ma... Sta facendo qualcosa mana, di grande. Aspetta, probabilmente. Ederling. Vabbè, sì, è la scelta più giusta, perché... Ederling, no. Non però gli non gli è piaciuto. Anche il pensa. Fatto di allora, blocco e fase. Non la puoi fare. Lo dice proprio le carte.
Maiorini sta a 26? Maiorini è a 26. Tra poco Come l'ha il presa il barone 16? inizierà a volare. Fra Diventerà un poco. Sì, 10-10 sì, volante. sì, sì. Alla prima fa Vediamo. Jace. Si vede queste tre Bratta, terre, finalmente Bratta. trova una soluzione al Baron. Fra Vrat andrà uno di muto, muto volte non c'è, quindi può fare Vrat e rimuoversi quel problema, ma può prendersi Rakdos Red Arn in faccia appena si tappa, non so, cose di questo genere. Adesso Maiorini un però ottimo non top deck di ha... Maiolini e potrebbe ammazzarlo. No, un altro Baron, vai con Dio. Un altro Baron, si complica. Andrea rincorre moltissimo e Jace non capiamo a quant'è, probabilmente a 2, mi sembra. Non so se ha fatto Ma non lo un sappiamo più 1 perché. e forse a 3 perché ha fatto più 1 meno 2. Più 1 meno 2, quindi partendo da 3 è a 2. Chi lo sa? Non lo sappiamo. Sì, era 2. Allora, Spacca. Another Faction Fiction. Una bella spins. Trova soluzione a Blood Baron. La troverà con Trova spins. soluzione a Blood Baron. Ma, Vedremo. un turno di vita Sphinx gliel'ha dato, sicuramente. Un turno di vita, 10 carte, 76 vite. Buon Ha atto, e pescato una War Helix? Ha Leader Helix potrebbe essere pescato una la Helix? grande risorsa di Maiolini. Il combo adesso Vediamo si adesso. tapperà come un attenzione a counter in mano. Guarda, Lascia a counter in mano, non ci casca. open. È veramente un giocatore esperto. Vediamo. Non so se è a counter, forse sta bluffando. Probabilmente. C'è una carta blu che la tira nella sua mano, ma non so com'è. 5 carte e 5 vite. Sì o no? Matteo, glielo fai questo sparo? No, il counter ce l'ha appena fatto. Andrea counterà. Counter. Andrà a 8 E prenderà e 6. Il prenderà 6, 2. È meglio, meglio di 0. problema è che il barone vola. Dal prossimo turno in poi volerà. Ha Si spera che con 5 carte in più. pescato ratta. Ha 5 carte in più. pescato ratta, ha pescato ratta. Ma c'è muta volta. Lo so. Allora, Però mi vediamo. sa... È anche Ah! Doomblade, Doomblade, ma quanto è forte ok. Andrea È Cibak. fortissimo, è È fortissimo. veramente troppo forte. Maiolini ha soltanto risposte contro agro in mano, eh? Cioè, mi pare di aver visto un paio di rimozioni da fratta rossa. Forse i Sì, mortai? Non dei lo so. cancri in mano. Ma Sì, cioè, carte il primo morte. game, Esper, è molto forte Scraia, mette contro questi sotto. mazzi proprio per quel motivo. Vediamo. Intolfati di rimozioni, or dunque un altro Helix. 2.30. Ci vorrebbe un Toxides. Toxides. Toxides è buono. Toxides è ottimo. Perché è ottimo? Perché adesso devi counterarlo. Se hai solo una un modo per levare multa, a volte devi counterarlo. Eh Questo è sì, in dubbio. E infatti Andrea, infatti, da bravo penso che Maiolini a schiaccianoci. questo punto capisce Abbasseremo. Abbasseremo la voce, ci sentono, dico. che... Ok. Fa un bel counter. E prova ad attaccare Muto e Doomblade. Te la sei presa. Finita qui la benzina? No. Desecration Demon. Allora, stabilizza Non questo, finisce Andrea, mai e Maiolini. vincerai questa partita probabilmente. Azorius Charm, non è male. Un'altra Vratta. Sì. Sembrerebbe. Le risorse di Maiolini sono sempre finite. Eppure Cibac è a 2. Forse farà un Planeswalker? Elspeth. Oh, sì, Elspeth. Ok, distruggerà, penso. Penso di sì. No, prende del tempo. Fai dei token e prova a vincerla prima. Ah, forse... Azor Charm a cose. Glielo può anche tappare se Sì. proprio volesse. Non è il peggior nemico. Adesso. Forse aspetta che cala qualche altro pezzo. No, Adesso ci fa vuole sfera direttamente, ok? un'altra Helix. Non so se Maiolini ce la farà. Pensa che se gli fa Helix impazzisce. Se si fa Helix Se gli impalma il vede tavolino. tipo Già il... abbiamo visto nella scorsa partita morire da Fireball. A questo punto o comincia a morire da carte di altri tempi. Ok. Da lifelink. Vediamo un po', forse sì. Se gli Sì, dà credo gli lifelink abbia va a dato 5, almeno va lifelink fuori. da Va Helix. fuori Helix. Bravissimo Andrea. Superbo Andrea. E mezzo token è Edling adesso. Derling. Adesso draw or die, non so cosa. Forse Ma ritorno devi di Rakdos, ma sbrigarti. neanche, Devi sì. sbrigarti. Puoi fare doppia collera dei dei? No, non ci fai nulla. Ti rappresti out Mio per dimmi. prevenire 6 danni, in fondo. Il saggio dice che Erling non ci mette tanto.
Questo è veramente il mostro più sfigato di tutti, con 6 token per terra. Desecration Demon è veramente un pupazzo. Sì, è uno qualsiasi. È il più brutto di tutti. E cioè, adesso... Però in questo momento... tutto morto. E now... Comunque sia, rimane comunque un pupazzo stupido. Abbratta Andrea, comunque. Adesso gli farà una girella d'amore. Ah, Zorusharm. Non smette mai. La seconda, a domani in edicola la seconda stagione di questo game in DVD, incredibile. 100 minuti di game. Andrea che non vuole morire. Non vuole morire. È divertente comunque questa cosa. So cosa sì, so voglio proprio la facciamo la prossima. Un sacco di gioie. La faremo insieme. La finale. Cioè, maiolini... La faremo insieme. Anche abbracciati sotto un piumone, guarda, se proprio vuoi. Anche con questo cappello in testa. Maiolini capisce che... Se ti senti meglio. Comunque. Capisce che era meglio andare al secondo game. Nonostante Maiolini ci sia andato vicinissimo, lo sfortunello Cibac sembra è andato adesso parecchie fuori volte delle sotto emozioni per Maiolini, dentro un po' di amore, credo. Ora aspettiamo che qualcuno ci porti sulle saidate. Maiolini perde Andrea, Cibac 1-0. Cibac ha dominato, non dominatissimo, insomma. E niente, veramente una brutta cosa. Adesso che ci hanno cambiato sfondo e siamo costretti all'improvviso, a parlare all'improvviso, avere uno specchio in faccia, ringraziamo moltissimo. E adesso lui si sente in difficoltà, quindi farò una carezza per farlo sentire a suo agio. Un attimo il cappello. Cappello parlante. Vorrei provarlo, insomma. Ti si spescia la lingua. Non lo so, ti serve una birretta per... Non lo so, se devi vedere un po' più il fiore, penso, no? Vedi, sta cambia un po'... Un po' così. Più gringo. Ok, un po' così, vai. Così. Un po' più gringo. Allora, così. Le saidate le aspettiamo. Possiamo sospettare che sarà più robusta la saidata di Maiolini rispetto a quella di Cibac. Cibac c'ha tutto dentro nella sua side, non so cosa possa mettere. La grande side la dovrà fare Maiolini, levare le sue 700.000 rimozioni. Comunque anche Andrea non sta messo male di side, Andrea sta messo bene anche di main, secondo me. Sì. Nonostante qualche molestia che può proporre di Maiolini, ma non so che carta forte potrebbe leverà mettere. Leverà dei Doomblade, metterà chi lo sa. Forse gioca di side. La rimozione è sempre quella nera. Altro virus downfall? No, quella nera gioca sempre 4. Forse Devil Flash, anche perché... Distruzione che dura un monocolore, anche bella perché non la puoi sparare su Baron. Ah, però Devil Flash è molto forte contro lui, perché Maiolini non appoggia più di due creature a turno. Sì, forse Coel, aspetta che magari... Insidia di Muta a volte. Vorrebbe sì. Comunque, non si sa cosa ha tolto. Reconner non credo uscirà dal mazzo. Invece lo leva, ovviamente uno starter buono, vediamo un po'. Non si può speculare sul nulla, se non ho pezzi di carta in mano. Potrei dire cose senza senso, ad esempio Maiolini potrebbe mettere dentro i suoi 4 intoturac cioè che ha inside, Cibac 4 Jace the Mind Sculptor e 4 Mana Drain, che non gioca di main. Jace, l'altro Jace lo metterà? Non serve a niente. Jace il millatore? Il millatore. Jace il pazzo, non lo so. No. Cioè Maiolini alla fine pesca molto, cioè anche... Maiolini gioca anche, penso, un secchio di Dreadbor a occhio. Sì. Slaughter Games per Sphinx Revelation. 20 pari. Vediamo se ci informano di quanto è successo nei cambi di side. Fuori Angel of the God. Fuori qualche Reconer. Fuori una frusta? E poi i Curibo stanno lì. Comunque, se la valletta funzionasse, portateci le saidate. Allora, portato sei troppo stupido comunque tu, Sì. Il Sandar. Nel frattempo, a dimostrare di quanto sia comunque multitasking Sandro Portaro, riesce a comunicare con i telecronisti mentre sai dal sandalo, mi sembra di aver capito. Contro il sandalo. Ma che fa il sandalo? Volare. Volare.
È fortissima, sì, sì. Bella saidata. Le saidate tecniche da Sile e Deck di Sandro Portaro. Sandro Portaro che... Prevediamo che Maiolini... Guardate, Maiolino, questo match è rimasto di una tendinite. Tra l'altro, Sandro Portaro, giornata intensissima. Se non sbaglio, ti sei svegliato alle 7 del mattino. Hai fatto due turni di... cosa, mi sembra di aver capito. Hai preso della fava... Ah, sei andato a dormire alle 7 del mattino dopo aver preso fava al PTQ online. Ti presenti qui, fava anche qui, e adesso come va il tuo nuovo PTQ? Di nuovo fava. Ok, iniziano tutte e due, iniziano entrambi con le Skyland. Scraia tu che scraio io, ma scraiamo io tutti. Scraia ancora. Cibac, una sua bella pianura passo. Primi la mano turni concitati, Maiolini, fa questo che è carino. Entra subito la side, Maiolini ovviamente non fa vedere il resto delle carte perché... Perché è un maiale, veramente. Guarda con quanta eleganza apre il mazzo. Se ne nasconde. Se Cibac ha dei gesti di mano veramente da professionista. Non so se avete notato il passo. Vai te. Oh, qui le smorfie non si vedono. Ma la smorfia di Andrea Cibac di quando pesca può scartare tutto, può scartare tutto. Tranne quel PD Needle lì. Allora, adesso hai Underworld Connection in mano. Prendine atto. Eppure ha due soluzioni, Andrea, per il tuo Underworld Connect. No, quello cos'è? Una Detention Sphere o una Zorius Charm? Una Zorius. Una Zorius Charm. Allora, leva counter, giustamente. E il Big Maiolini. Pesca, pesca fratta. Sta impazzendo. Pesca forte. Allora, un'altra fratta. Anzi, in questo momento sta impazzendo. Sì, sì, adesso è confuso. Si spara dei danni in testa, non capisce. Fa finta di aver pescato un altro counter. Sì, sì. Intanto mena. Fa finta. E non ci cascare. Ah, no. Ok. Che cos'è? Bouncer? No, no, sacca. Ah, sacca. Ecco perché ha preso due danni, perché sennò l'avrebbe presi... Se no l'avrebbe presi due. Eccola là. No. Eccola là. di nuovo con avventaglio. Pin in needle. E vai tu. 18 pari. Il problema è che ha delle formazioni di più, Maiolini. Pescato l'anda, Andrea? Tremana no, vuole fare la sua foil. Non ha pescato l'anda. Underworld Connection. E qui comincia a farsi un po' in salita. In salita perché? Pesca l'anda. Perché quell'affarino che fa pescare una carta a turno. Beh, adesso è veramente forte. Adesso arriverà la sfera. No. E invece no, non è sempre Pasqua, non è sempre domenica. Omicidio e l'anda. A volte anche giovedì, nel bel mezzo della settimana. Okay. Allora, Maiolini ha diviso... decide di non dargli le terre, ma di dargli due spell. Non è stupidissimo. Non è stupidissimo, soprattutto lui ha un motore di pesca molto importante e ha potuto uccidere quel maledetto. Guarda, solo minacce, Maiolini, un trattore. Entrò a tre tutto. Bratte. Allora, no, le creature passeranno con difficoltà. Leva piuttosto. Eh sì, è giusto. E rimozioni per altre cose. Non ha più ago per il Planeswalker, non ha più Heroes Downfall. E vediamo se pesca terra, Andrea, non saltare l'endrop. Fa un altro pesca Jace, meglio. Beh, la terra me la vado a pescare. Pesca un altro Jace, Elspeth. Non c'è, tre discreti chiodi. Allora, così. Penso prenderà Jace. Vuoi pescare una carta con Sphinx Revelation? Punto di domanda. Magari peschi terra, ne peschi due. E infatti, beh, manda sì, giù. Le risorse, Jace sta comunque... ha pescato un altro scartino. Non gli basta mai. Eppure, nonostante scartini e pesca, Maiolini è indietro di carte. Anche indietro di vite. Indietro di vite, di carte e di qualità delle carte in mano, perché, vedo, almeno due terre. Sì. Una rimozione per Planeswalker, che... anzi, una scorta, vai con Toxides, foil ancora e... Andrea sta vedendo quanti viene fatti, è impazzito. Quanti ne giochi, sì. Meno male che non si sente l'audio. Sarebbe stata veramente oscena, di un'oscenità aberrante. E scarta? Elspeth. Era un po' un chiodo. Elix, a questo punto... In questo momento comunque Andrea non sta neanche male. Però finché non pesca Detention Sphere, quel coso... Detention Sphere? Pesca troppo adesso. Forte. Adesso pesca, ma non c'è terra. Attenzione, adesso pescherà uno scartino, adesso Maiolini come... Il destino vuole questo. Vai Maiolini. No. Ha pescato demone. Pescalo adesso. No. Altre terre. Hai pescato 4, come un mostro, fatto. Ma la qualità delle tue carte è abbastanza limitata. Sto aspettando che hai una montagna e l'altra cos'è? La montagna. L'altra un altro cancro. E Andrea Smadonna. Non riesce a pescare i tavoli. E fa brata. Gli concede non riesce, un'altra pescata. Sì, non riesce a... Gli concede sei danni sarebbero pescata. Stati troppi.
Pescato Toxides. Quello adesso impazzisce. Pescademone Toxides. Adesso Andrea ci baccheria. Quanti ne hai pescati? Questo è il 60esimo. Levami, Detection Sphere. C'era un'altra? No, Leo Spins. Attenzione, gli è bastato. Leo Spins. Lui tanto pescava un altro Detection Sphere, comunque è brutto. Gli è bastato. Leva quella merda. Gliel'ha presa subito. Gliel'ha mangiata. Adesso ne pescherai un'altra perché sei un bravo ragazzo. No. Heroes Downfall. Boom. 6 bombe. Scende a 10. Però Maiorini ha una carta. Maiorini ha una carta. Neanche troppo bella. E Andrea la soluzione a e quel Andrea coglione. Andrea sta nel blu di giuggiole. Underworld Connection non gli ha dato lo sprint che necessitava. Di cui necessitava. Ha scraiato. Mette sotto. Farà bratta? Un'altra terra. Boom, tutto morto. No, omicidio. Omicidio così rimane open. La benzina. Dov'è? Vabbè. Non penso che sia già vinta per Andrea, ma non penso neanche che sia molto lontana la vittoria. Negate, anche perché negate, passa. Maiolini rimane sempre con quelle due cancretti che non ho capito perché continua a sciaffare un pazzo. Scalda pizzette. Ecco, Barone. Un altro scalda pizzette. Barone risposta spins. Pesco 3. Adesso è veramente, cioè, neanche in piedi sul sellino, guarda. Ce la farei. Boh. Pesca d'Olanda. Tutto ciò che vuole, quando piace. Vuoi, come vuoi. Bratta. Allora, bene, ne avevo 8. Devi pescare Syro Insanity? Per riapparare le cose? E invece pescare The Bones. Gioca il Sire, gioca. Spero di sì. Sarebbe molto figo a questo punto. Slaughter Games. Slaughter Games non è male. E un altro di The Bones. Sono due carte fighe. Non è male, ma in questo momento lui ha comunque fatto già la seconda Sphinx. Le carte ne ha. Vita sta sopra. Ha da pensare, Matteo. Ha da sciafflare velocissimamente. Secondo me dovrebbe togliere una soluzione. Cioè, un Netherling. O una carta che ha in mano. Anche perché Elspeth già gliela ha scartata una. Gli rimane un Elspeth e due Etherling, probabilmente. Forse Etherling. E giocando Heroes Dawnfall non sarebbe neanche sbagliato farle. Sì, infatti, Slaughter Game. No, pesca ancora. No, Slaughter Game. Sì, è incounterabile Slaughter Game, se non puoi temere quei domani aperti. Slaughter non Game... Non ce ne frega nulla. Non sta sul bersaglio, però. Lo mette lì e dice... Penso Etherling sia anche la cosa più giusta. Sì. Si guarda il mazzo. Vediamo cosa leva. Per forza Etherling. Sì. Anche perché rimarrebbe così... Ah, no, però aspetta. Andrea gioca anche il barone. Andrea ha anche barone. Quindi, togli una minaccia. Anche perché, come disse il saggio... Etherling ci mette un attimo. Etherling è arrivato. Giri. E offre lui. Offre la beve. C'è un uno per tutti. Sì. È sparito Sandro, ma sto sandalo? Un Etherling. Sandro ha vinto nonostante non abbia pescato la sight. Incredibile. Quanta saggezza. No, sta già. Ah, non ho capito quello che ha detto, ma no, neanche io. È bello quando sta lì in piedi che fa così. Sandro, vieni un po', fai così davanti alla telecamera. Fallo un attimo. Maiorini ha pescato ancora. Ok, però lui fa barone. È andato a 9 e non ha mai preso un attacco. No, e adesso è ucciso da solo. Rischia di morire in due girelle. Partita... Allora. Però non ha sbagliato molto, non ha pescato. No, ha pescato un sacco di terre. Mazzo sospetto che giochi un sacco di terre. È normale che se una pescata o due terre o cose che fanno o peschini a caso o scartini. La side gliel'ha fatta tutta. Ha fatta tutta, adesso gli farà questo. Farà l'ultimo pezzo di side. Un altro Slaughter Games in mano. Però è arrivato Blood il Barone. Che è amico dei poveri. In questo momento non ha soluzioni. Cosa puoi pescare? Maiolini. Cosa puoi pescare? Slaughter Games lo tiri ancora. Spara il Barone. Blood Baron. Prova a levargli tutti i modi per vincere e spera di pescare qualcosa lui per ammazzare qualcosa. Non so cosa, se che lo abbia vinto un Mortars nel mazzo, se l'ha lasciato abbastanza al core, quello magari è in gioco. Prova preso quello foil, Maiolini. Si è preso quello foil, si è preso Andrea. È veramente un arrogante, uno schifoso arrogante. Il mazzo di Maiolini come toglie, Barone? Credo che o lo faccia sacrificare o spara dei mortai. Dici che ha messo Devil Flash contro Andrea? Ma sarebbe veramente al core, anche aver messo le Mizu Mortars sarebbe veramente così.
Meno. Quasi protezione, passano. È a 5. Che è la side? No, questo è un foglio che speravo fosse la side, ma invece la side non c'hanno portato. È davvero poco efficiente. 17 a 5 è veramente maledetto brutta. Fornacini. Allora, radunare la legione. Radunare la legione è non so quanto ci fa, anche perché lui ha in mano The Delicious Fear. Ma a parte quello, il barone ha protezione da bianco e rosso. Tra l'altro, cioè da bianco e nero, scusami. Sì. Vabbè, e lo fa perché non si sa mai, rimando a uno e adesso sei del gatto? La pescata di tasse e maiolini è del gatto? Fa scry ed è del gatto. E vince Cibac. Subek Andrea Cibac vola in finale, vola in finale per la gioia dei tendini di maiolini. In finale andrà Cibac Andrea. E allora non so se vogliamo fare un'intervista volante al vincitore. A Cibac? Gliela facciamo? Sì, 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 direi sì, di sì, fargliela. Allora ci vediamo. Chiami Andrea? Chiami Andrea? Lui è il primo finalista della Kingdom Standard 2. Lui è Andrea Cibac, quello forte. Allora, ci mancavano delle notizie basilari. Mi dici che hai messo di side? Allora, di side questa ultima partita? Nella side ho sedato. Ok, ho sedato. Non interessa a nessuno perché ho sedato un lago spinale. E... che tra l'altro l'ha tolto subito. Che tra l'altro mi ha levato di mano. E poi ho sedato due negate. E mi sembra. Due negate, poi un Heroes Downfall. E basta, mi sembra solo questo. Ho levato un Supreme Verdict, un Azure Charm, un Jace e un Elspeth. Quando giochi con il tuo mazzo Esper mono creatura contro un mazzo che sai che da due Ether, che di base c'ha 7-800 rimozioni, ti senti ti senti come quando fai la cacca dopo che non la fai da 3 settimane? Sì, più o meno, sì, è più o meno quella la sensazione. Diciamo che Esper è avvantaggiato nel formato perché comunque vince da molti mazzi che adesso giocano molte rimozioni. Ad esempio in semifinale ho beccato bianco, rosso, nero che aveva solo rimozioni e quindi la prima è stata un po' un bagno di sangue, anche se me la so vista brutta, devo dire. Però si può chiedere perché prima di fare l'amore devi passare il piano. Ok, adesso glielo chiederemo. Allora, c'è una domanda suggerita da Pro Mattia Fornacini. Vabbè, la faremo dopo. La domanda che l'ho letto. No, la voglio fare comunque. Allora, come ti senti quando l'opponent top decca?
Mi cago un po' addosso, nel senso, perché noi non avendoci comunque l'audio, io e Mattia non sappiamo perché, inspiegabilmente capiamo, diciamo, sempre quando facciamo... top decca, perché tu fai sempre questo gesto, cominci tipo a scorderti così e ti muovi su e giù. Mi incazzo un po', però. Vabbè, ci sta. È il gioco magico. Anche perché Maiolini, ho visto, ha fatto tutta la side. No, no, sfortunato Maiolini. Ha fatto tutta la side, ho visto, ha scartato dox... Ah, poi ha fatto tipo 4 dock sides. Sì, che scartini. Ho visto. Vabbè, vabbè, comunque te la sei cavata, cioè, te la sei cavata egregiamente, ne sei uscito indenne. Sì, con grande classi. Ah, poi c'era cosa chiedeva Fornacini? Fornacini chiedeva perché prima di fare l'amore devi picchiare sempre la sottoscritta. Ti piace? Sì, ti accida un po', sì, ti fa venire non so quel cosa. Un po'. Okay, ho capito. Passa tutto. Allora, Andrea, al di là di essere un grande giocatore di Magic, aver partecipato a metà a un produrre, vabbè, a metà, ma può succedere per tutti. Vabbè, c'è andato. Può succedere a tutti. È anche un cultore della buona cucina. E la carbonara, la ripassi in padella quando ci metti l'uovo oppure no? No, non si ripassa. Quella se deve cuocere, l'uovo si deve cuocere col calore della pasta, se no non viene buono, capito? Quanta saggezza in 1,60 m di Cristiano, è meraviglioso. È meraviglioso, ma io non so saggio come te, Comunque sia, abbiamo chiesto tutto, ti vediamo fra poco per la finale contro... La finalissima. Non sappiamo ancora chi. Bocca al lupo, crepi il lupo, dagli la paura, se beccamo.